Gasparotto. Sì. Io parlo con quella gli darebbe pure 30.000 lire. E io gliene darebbe 40. Io gliene darebbe pure 50. 10.000. Voi di quelle dello Stato quanto costano poco, Gasparotto? Concilia o verbalizza? No, mo andiamo via subito. Intralcio al traffico e divieto di sosta. No, mo andiamo via, sta aspettare il padrone del ristorante cinese, Chan Sen Piao, che lo devo portare all'aeroporto. Va bene, via. Ma sbrighiamoci. Grazie. A Sor Piao, sbrigami se che di fuori c'è una vigilessa che ci fa la contravenzione. Sì, sì, andiamo subito. Prima però, devo mettermi d'accordo con Vincenzo. Penserà lui a liquidare il vecchio cuoco. E perché poi c'è via Yuli Tang? Perché si è invecchiato. E sai come dice un proverbio molto antico? Un bel cuoco dura poco. Scusate il ritardo, ma abbiamo preparato una piccola cerimonia di saluto con tutto il personale. A proposito di personale, all'aeroporto ci sta aspettando un certo Ciucci Ciao, è appena arrivato da Hong Kong. Farà l'aiuto cuoco. Mi è stato molto raccomandato dall'ambasciatore cinese. Dormirà con te nella tua stanzetta. Preparagli un lettino, eh? Ciucci Ciao? Sì. Ma voi quando tornate dalla Cina? Farà un paio di settimane. Devo sistemare diversi affari e spero di trovare un buon cuoco per sostituire Yuli Tang. Mi raccomando, Vincenzo, il locale, lo affido a te. Sì. Sai quanto mi sta a cuore il Tai Tung? Un momento, vi ho detto che va il personale bene, vi vuole salutare. Avanti, su, venite, su. Andiamo, venite fuori, su. La bandiera. Andiamo, sì. Non vi preoccupate, signor Piao, andrà tutto alla perfezione. Voglio sperarlo. Sì, signore. Tu sei il medico. Sì, signore. Tocca a te pensare al buon andamento del locale. Mi raccomando, io. Soprattutto, Ciucci Ciao. Fammi fare belle figure con l'ambasciatore, capito? Sì, signore. Non so perché l'ambasciatore l'ha raccomandato tanto. Sì, sì, vabbè, vabbè. Ma andiamo. Viaggiate, va. Buon divertimento, va. Buon viaggio. E lei, signor Ciucci Ciao? Ah, sì, vuole favorire con me all'ufficio straniero? Oh, non possibile. È ospedale principale. A Chan Sen Piao. Mi dispiace, ma è indispensabile. Ah, dove è l'ufficio straniero? Ecco, là. Ah, là? Ecco. Per piacere, se lei potesse leggere il cartello se viene principale. Ma io veramente ho da fare. Pazienza. Ha nella vita grande scienza, ma soprattutto la pazienza. Senta. La sua scheda deve essere compilata in italiano, non in cinese. Ma io non scrivo l'italiano, signor direttore. Beh, ma l'italiano però lo parla. Perché signor ambasciatore mandale me corso via Lucullo 23 per imparare. A sentire. In Hangli, in banca. Zhao Huan Gu zai shenme difang? Dove posso cambiare del denaro? Se io volevo imparare più in fretta, a mettere le cose accelerato o così. D'accordo, d'accordo. Mi dica qual è lo scopo della sua visita qui in Italia? A lavoro, signor direttore. Lavoro nero? No, a lavoro giallo. Io non bianco, non nero, giallo, lavoro giallo. Sì, vabbè, ecco. D'accordo. Però la prego, stia bene attento a non infrangere le leggi del nostro paese. Altrimenti le può essere revocato il permesso e quindi lei potrebbe essere immediatamente espulso. Io molto rispettoso legge. No, l'ispettoso, rispettoso. L'ispettoso? L'ispettoso con L è come Lima. Ma che c'entra Lima? E poi non ha neanche una R. Lima è la capitale del Perù. Ma Lima è Lima. Quando due parole fanno Lima. Come amore, quale. Direttore, scocciatore. Va bene, mi dica, lei che lavoro fa? Io fa l'esso di pieno. Come? Ma non mi dica che lei fa il riso imbottito. Ho specialità al mio paese è di Mongolia, adesso alla mongoloide. Va bene, mi aspetti qui. Vado a farle timbrare i documenti e torno subito. Aspetti. Riso imbottito. Certo, è incredibile. Certo. Signorina, anche lei è di Mongolia? No, io di Piacenza. Mongoloide di Piacenza. Ma come glielo devo dire che non sono io, Ciucci Ciao? Io gli ho solamente tenuto il posto mentre lui.
Ah, eccolo. Finalmente. Che pulisce per te? Chi le desse? Arrivederci, bombolo. Accompagnalo al Titan. Ti raccomando. Sì, sì. Oh, andiamo, che la macchina sta lì di fuori. Ah, ma non tenerlo, se la lascia perdere. Prendo le valigie. Cartello. Più questa. Più questa. Pure questa. A dove andare? Pure questa. A dove andare? Tu mi devi perdonare se io te fale del male. Ah, bacino. Senti, ma com'è se sei venuto in Italia a lavorare? Ah, perché io ho molto di fame, poverino. Una famiglia molto numerosa. E allora, quando noi mangiare, mettere la lingua in mezzo a tavolo e tutti noi di famiglia a leccare e leccare e leccare. Leccavate tutti la lingua? Oh no. E quanto le durava? 15-20 giorni? Ah, durava sempre, perché la lingua dentro la bottiglia. Senti, po', ci avessi qualche francobollo del paese tuo? Che io faccio la collezione. Mi dispiace. Cartolina arrivale a paese mio mongoloide senza francobollo. Non attaccare francobollo. Ma perché? C'è la gomma? Oh no, perché tu ti sputare altra faccia francobollo, capito? Chi è? Ah, io non avevo il materazzino e volevo provare. Perché non facciamo un giochino? Se tu perdele, io prendo il tuo lettino. Va bene. Quante dita avele nelle manine? 10. Tu hai sbagliato. Essere 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E l'altro dito non dita a finire. Proprio stasera che domani mattina per dovarsi appresto. Amate la sera. Ah, bombolo, ma che si mettono così i mattoni? Qui al primo sisma casca giù tutto. Ah, signor, io faccio quello che posso. Io mica sono muratore, io so coco. Ma quale coco? Tu sei l'aiuto del coco. Intanto io mi sono specializzata a capare cipolle senza piagne. Sì, vabbè, va. Tiè, vuoi beve? No, a me l'acqua mi fa schifo, io bevo solo il vino. Angela! Che c'è? Oh! Ah, sai una cosa? Mi sa che ci siamo scordati il cesso. Ma come, nella pianta non c'è stava? È proprio sulla pianta che ci siamo scordati. Secondo me lo dovessimo far là. Ah, Nico, e quella è la camera nostra. Allora fammo qua. Ma che sei matto? Questa è la camera del pupo. E allora vado qua. Ecco, a parlare del sapientone, quella è il salotto. Così se qualcuno ci viene a trovare, sai che bella figura che ci fanno. Beh, l'unico posto che ci è rimasto è quello lì, no? Questo? Ma questa è la cucina. E andiamo a cagare, scusa, al prato? Ah, Nico, e non di parolacce, che l'ultima volta che hai detto una parolaccia ti sei rotto una gamba. Non ti ricordi il voto che abbiamo fatto quando il ragazzino stava male e stava a pannassene? Vabbè, allora devo spiegare in un'altra maniera, eh. Se a noi ci viene voglia di andare come si dice? A evacuare, no? Se al bagno non ci avevamo, andiamo al prato. Mamma, papà! Oh, Angela, ma questa ragazzina ha evacuato mezz'ora fa, mo che gli è via? E beh, se vede che non ha fatto tutta l'evacuata. Via, bello di mamma, andiamo su. Sentite un po'. Vuoi ballare minuito? Ma che ballare? Io me ne devo dannare. Ma scusa, e il ristorante non apre solo di sera? Sì, siccome il padrone è partito, è venuto un aiuto coco nuovo, allora io gli devo dare una mano. È tutta una scusa perché non gli va a lavorare. Avete sentito che ha detto? Non mi va a lavorare bene. Ma come io faccio il coco? Lavo i piatti, faccio l'autista, faccio il muratore. Io che se ne è che se cale 8, sta aiuta l'ispettore di polizia a farsi casa. E questo è proprio il colmo, eh? Tiri, tiri, tiri. Io me ne vado. Vabbè, vado. Nico, guarda chi c'è. Che?
Dico, bella giornata, eh? Ah, bellissima, ammazza. Dico, arrabbiate come state a lavorare. Che facciamo di bello? Eh beh, stiamo a pian po' d'aria, un po' di sole. Sì, sì. E questo qui che sarà? Questo qua è un cassetto per mio figlio per farlo giocare. Ah, certo, ho capito benissimo. Dopo portate via le mattoni, la carce, tutto quanto. Senti, dai, su, dai, smettiamo di giocare che siamo dalla stessa parrocchia, eh? Dai, tu sei la polizia comunale, io da quella di Stato, su, dai. Ah, sì? E mi fa specie di te, che conosci la legge. Uno strutto come te non dovrà fare certe infrazioni, no? Come? Te stai a costruire una casetta abusiva con tanto di pomodori e insalatuccia. Oh, ma questo di qui è terreno demaniale. Ah, ma io te la faccio smontare subito, sa, e alla sverta. Ma tu mi fai buttare giù il cazzo. Nico! E il castelletto di mio figlio, lo butto giù, ah? Sì. Mi scusi tanto, sa, da ste parti sono tutte casette abusive, una più, una ma niente spiegazioni, niente spiegazioni, questo non capisce sì, no, niente, io glielo dico per il vostro, io lo dico, lo merito suo, debutto io tutto, la sverda, che qui ci sta un decreto legge che parla chiaro, fulminante, lampante, che ce posso fare io? Tu sai che potresti fare, che potresti fare un bel chissiere di ceramica, così diventi un bel cesso di lusso. Nico! L'ho detto manco una parolaccia, eh? Ecco, fatto. Hai capito, questo fa il riso imbottito, come facciamo noi a Napoli con i peperoni. Pico. Si prende pistole, si taglia chicco, ecco, prende pinza, polmichina dentro chicco, occhiudi, ecco, prende budellino per legale, ma se no, se spapalanza, ecco, e leghi bene bene, ecco, o così, ecco, tili. Tagliale è fatto, ecco. Ma per preparare la porzione quanto ci metti? Io prenderle molto tempo perché avere molta pazienza. Ma se io volerle e farle molto in fretta. Me le puoi far vedere una veloce? Certamente. Chicco, tagliale, la formichina, legale. Ecco, Chicco, tagliale, la formichina, legale. Ecco, Chicco, tagliale, la formichina, legale. Ecco, Chicco, formichina, tagliale. Ammazza, mi pare Speedy Gonzales. Ma chi te l'ha insegnato? Come hai imparato a fare questo? Mi segnala il mio babbo. Hai capito? Lui insegnala a me a fare l'isola in pieno, ma poi quando troppo vecchietto, poverino, invece dell'isola ho tagliato tutta l'età. Poveretto. E come si chiamava papà? Minchion. Apposta si tagliava le dita perché era un minchion. Non minchion de scemo, minchion de nome, come Ciucci, ciao. Ciò vuol dire callo. È chiaro, io non avevo capito, ma ho capito. C'ha il callo sul piede. No. Callo, come callo, Max. Ciò vuol dire callo. Ci vuol dire un'altra volta ci vedremo. Come ciao in italiano. E poi ciao vuol dire mongoloide, ci vedremo un'altra volta. E allora io mi chiamo Franco, me ne vado perché sono stanco. Avali, posale con gli angioletti. Ma dimmi una cosa, questo riso imbottito si può mettere nel menù di stasera? No, ho bisogno di aspettare 9 giorni. E se vengono 7-8 persone che vogliono mangiarlo, come si deve fare? Allora veramente si deve aspettare 9 mesi e 3 giorni. Ecco, perché bisogna avere pazienza. Se il cliente non vuole avere pazienza, ha delle soldi pieno o deve fare senza. Buongiorno signora ispettora. Che sta a fare la spesa la signora ispettora? Wow, ma che mi stai a pia in giro? Ma com'è vostra moglie nervosa? Sarà che con qua la gamba la mannata in bianco? Ma che sta a dire? Ieri sera? Ma che dite? Ve ne siete fatte sé? Ma che capito? Una quasi quasi ce la facevo. Ma per pesce però chi va? Eccolo là, va. E tu fatte l'affari tua. È fresco sto merluzzo? Altro che, è stato pescato stamattina. Meraviglia, eh? Maestà. No, io ho chiesto se aveva visto mio zio che è morto affogato 2 mesi fa e mi ha detto che non lo sa perché è un anno che manca dal mare. Ma che stai a dire? Stamattina era io, ma tu non mozzi, un momento mi sta a candito. Andiamo, se ne va. Ma che gli dà Marocchi? Andiamo dal macellaro. Oh, io con te non ci vengo più a fare la spesa, eh. Ma guarda questo, mo te metti pure a sentire la musica. Ma non dovevi mandare a comprare la ciccia? Sono appassionato di musica, eh? Ah sì? E da quando?
Da sempre. Ieri sono ido pure a suonare al conservatorio di Santa Cecilia. Ma davvero? E com'è andata? Ho suonato, suonato, ma non ha aperto nessuno. Pronto sto piatto, affangulo. Affangulo tu e sorda. Ti ho detto tante volte che tu nella sala non devi entrare, hai capito? Che non sei cinese. La gente se no non ci crede che questa è una cucina cinese. Si credono che mangia la roba delle scatolette. Perché te sei cinese? E chi c'è zicchi? Io sono napoletano, i napoletani stanno dappertutto. C'hanno il pedigree internazionale, c'hanno. Ma vai, 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 schiavo, vai, vai. Butta vai. Giù le mani che te taglio come una cipolla. Ma sta e ne manco mi metto a piagne. Senti, Ciccio, ciao. Chi è un cliente che si vede che ha pigliato sonno? Io me ne vado, se no perdo l'ultimo metro. Tu andale, non ti preoccupare. Ecco, Vincenzo, che luggiata del mattino, ho cada sulle tue palpebre. Grazie, grazie. Buonasera. Andiamo a dormire a bambolo, che io c'ho sonno. Palla basso, bombolino, cliente dormile. E che quello si dorme fino a domani mattina, io sto qui, io lo vado a svegliare. No, tu non svegliare. Non svegliare troppo, caccialone. Io svegliare gentile come gattino. Ecco. Io spaventale. Come un gattino. Così svegli un rinoceronte. Aspetta. Signore. Signora! Oh, questo è morto! Molto fuori l'olio! Fare lito! Funerario! Io c'ho paura dei morti! Tu non dovresti avere paura di morto! Tu dovresti avere paura di vivo! Chiamiamo qualcuno, 113 in ambulanza. Famo qualche cosa. Per carità, non chiamare la polizia. Io perdere il permesso di soggiorno. Poi pubblicità per molto ammazzato. Ristorante sputanato. Capito? E allora che fanno? Noi tagliare pezzettini piccoli, piccoli, piccoli. Poi nascondere. Che fa, è morta a spezzatino? Perché non ti piace? Io conosco bene l'ispettore della polizia, è un amico. Se gli telefoniamo, quello ci aiuta. Alidanget, non chiamare polizia. Se tu chiami polizia, qui è finita la vita mia. Capito? Io devo pensare che fare. Ecco. Vai là, chiude sala cinesca. Pocotto, pocotto. Che vuol dire pocotto, pocotto? Pocotto vuol dire dai. Pocotto, pocotto vuol dire dai, dai. Pocotto. Io non ci ho capito niente. Ecco, andiamoci da fare. Che stai a fare? A frugare. E allora a frugare pure io. Quello non frugare, è quello rubare. Che rubare? Quello è morto, tanto che ci fa? Sei molto tu rubare, sei un lullilo maiale. Non lo devi fare. Non lo devi fare. No, gentile. Chiave. Altra chiave. Passaporto. Questa è la chiave dell'appartamento e questa è la chiave della macchina. Che? Io pensare a quando conoscere te. Che io mongoloide di Mongolia e tu mongoloide di malattia.
E invece tu, molto intelligente. Vaccino, vaccino. Ah, passaporto. Giovanni Papetti, Viale Cazzo, 5. A Roma sta via qui, non ci sta? Ah, sta scritto qui, guarda. Ma che dici? Viale Carzo? Ah, ma io ho problema con L. E te parli sempre con la L? Ah, non L di L. L di Loma. Come Melone. Ah, no. Ah, allora tu veramente mongoloide. Ah, tu prendele molto. Piero 300.000 lire al mese. Ah, no, di denaro. Prendele molto di cadavere. Adesso uscile con molta pazienza. Non ti innervosire, perché se tu ti innervosire, tutto male andrà a finire. Io spegno le luci. Ecco. Ecco. Spegni le luci. Tu molte volte. Oh. Sbrigati che sto morto, pesa. Allora, sbrigati te. Molto, pesa molto. Ah, perché beso molto. Ah, io andare a guardare fuori. Ecco. Sì, ma sbrigati. Ah, pacotto, pacotto. Oh, fa le presto. Ecco. Per caso la socera amore. Avete preso una bella sbronza, eh? Ah, signore, prendele feble sabato sera, belle molto vino. Ma oggi è mercoledì. Ah, ma io avere il mio villaggio di Felente Olario. Ah, oggi sabato e domani venerdì. È ubriaco pure questo, andiamo, eh? Se lo stampino c'è messo l'acqua e noi è dito. Vedere se quale macchina. Tu prendi morto. Ecco, devi aiutare. Ecco, dopo tu tornare, Ah, oh, pesante, è molto pesante. Oh. Ho provato le chiavi, la macchina è quella là. Tira su. Marco mi ha detto che mi aiutavi, mi lasci solo. Ma vado a vedere. Ma devo fare tutto io. Vieni, dammi una mano che gliela faccio. Ah, non tenga il profilo, pazienza. Ma non è piccola sta macchina. Aio, aio. Ecco. C'è il freno della macchina dietro alla schiena. Fa piano. Pocotto. Ma che pocotto, pocotto del cazzo. Questo non c'entra. Oh. Aprimo la cappotta. Ah, tu avere freddo. Ma che hai capito, la cappottettina. Oh. Il tetto della macchina. Allora venire a fuori con molticino, ecco. Ecco, tu prendi piede. No, io prendo braccio e lo metto qua. Poi io starto braccio e lo metto di qua. E poi io starto braccio e lo metto qui. Ah, ma quanti bracci vuoi? Ah, tu la vola, che la vola nobila tuo uomo. Allora io sono diventato principe. Ah, bambolino, dov'è essere viale cazzo? Vicino a piazza Benzizza. Ah, dov'è piazza Benzizza? Vicino a viale Mazzini. E dov'è viale Mazzini? Vicino a viale cazzo. Non cazzo, cazzo. Portate la macchina, ma che io mi sento stanco. Ah, ma io non avevo la patente. Io ho patente e bicicletta. Ah, tu guida il piacere. Vabbè, la porto io, mamma. Ecco, grazie. Ah, ah, pacotto, pacotto. Ah. Ah, tu perdi molto. Che ho perso? Ho giocato a scopetta e ho perso due piotte. Oh, ah, tu perdi due piotte e un cadavere. Ecco. Un cadavere? Tila. Ecco, siamo arrivati, questo è viale Carzo. Ah, e tu, questo è il numero 5. Ecco, tu sempre prendi molto. Sì. Io vado a aprire il portone. Sì. Ecco. Ecco. Oh, vediamo. Oh, oh, papetti. Ecco. Ecco. Pocotto. Oh, via libera. Ecco. Ecco. Papetti piano ottavo. Oh,
via lì, bella. Cotto. Non fa l'ello, mole, ma morino, per piacere. Ecco, ascensore fuori servizio. Come fuori servizio? Qui sotto, piano, io questo lo lascio qui e me ne vado. Tu puoi fare su. Io e tu? Io delicato, tu forte, tu braccio, io mente mongoloide. Tu mongoloide paraculo? Non è vero. Come dice il proverbio, quando tutti dormire nel palazzo, tu lavora in silenzio. Ma non fa rima. Tu lavora lo stesso. E va bene, c'è sempre ragione. Dove sei vista? Via libera, pocotto. Ancora. Oh, io già faccio più. Dov'è morto? Apposta, mo sentivo così leggero. Oh, è caduto molto, guarda. E boh, a piedi, perché io non ci vado nemmeno così, mi ammazzo. Tu avevi ragione, bombolino. Io troppo sfaticato, troppo esagerato, veramente. Ecco, facciamo una cosa, piccolo indovinello. Se tu perdere, tu vai a prendere molto. E se io perdere, io vado a prendere molto. Va bene, ecco. Quante dita ci sono nella mani? 9. 10. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ecco, bravo. Bacino. Ma pure il bacino. Dammi giacchina. Così molto pesale. Bell'amico che sei. Pocotto, vai. Pocotto. Pocotto. Pocotto, un par di coglioni. Via lì, bella. Entrare. Allora, tu lasciale per terra. Come se lui fosse morto d'infarto, capito? Ecco, deve proprio sembrare morto d'infarto. Ecco, borsello qua. Ecco, adesso, ecco, fatto. Perché tu metti giacca così? La giacca sta apposta, è la destra che si è rigirata. No, giacca messa male, cambiale. Ma che cambiale? Ecco. Tu sei proprio una cambiale. Ecco, sfilale. Ecco, sfilale e poi infilale. Ecco. Sfilale. Sfilale. No, infilale è molto. Tu sfilale. Attacca. Tre galline e tre cappotti. Oh no! Ecco, infilale. Ecco, bravo, così. Ecco, pancia sotto, come molto d'infarto. Adesso gambetta un po' sbilenca. Ecco, no, lascia gambetta. Ecco, così. Ecco, dopo. Ma proprio a me mi doveva capitare. Bello. Ecco, pronto. Chiave in mano. Ma che l'ha presa per una 127? Bombolino, per piacere, risponde te. Perché loro scoprire che io ho piccolo accento straniero. Piccolo accento straniero? Te parli come un tacchino. Non mi dire così. Tu poco delicato con straniero, dai. Cerca di capire, bombolino. Io handicappato dentale. Come io capire che tu handicappato mentale. Chi parla? Giovanni Papetti, ti uccideremo. Già fatto. Andiamo? Piano, quatti, e ce ne andiamo come gatti. Ecco. Sì, ma una cosa tanto pulita non può essere. Abbiamo trovato 3 passaporti e tutti e 3 con la stessa fotografia e nomi diversi, naturalmente. Ma insomma, ve lo ripeto, cercate e girate. E da qualche parte sarà, no? No, trovatelo. Lei è il portiere dello stabile? Sì, signor giudice. Ha un cachet. Un cachet?
No, perché? È un reato. No, ma che reato? Signor giudice, le do io un'aspirina. Grazie, commissario. Il solito mal di testa. Aggravato poi da un'insonnia feroce. Io non dormo da quando sono nato. Ma signor giudice, non esagera. No, io ne prendo fino a 9. Al giorno? A botta. Ma perché non prova con l'agopuntura? Non serve a niente. Non ci crede? No, non ci credo. Senta, lei non ha notato niente di anormale negli ultimi giorni per quanto riguarda il signor Papetti? No, no, assolutamente niente. Anch'io ho interrogato i vicini, ma nessuno ha niente da dire. Una vita normale, tranquilla. Eh già, come si conviene ai grandi avventurieri, ai criminali d'alto bordo. Gargiulo, stia attento, che fa? Scusi. Che altro è successo? È il campanello della porta. E lasciatela aperta. Buongiorno, ispettore. Ciao. Ciao, Trentini. Ciao, Nico. Buongiorno, sor giudice, come va la testa? Male, 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 ispettore. E la sua gamba? Che ne so, me lo dè sempre. Però è un buon segno, Meno male. Allora chi era il morto? Un certo Papetti che abitava qui. L'autopsia ha dimostrato che è morto per avvelenamento d'arsenico dopo aver ingerito cibi cinesi, presumibilmente in qualche locale caratteristico della città. E il veleno deve aver agito immediatamente, appena entrato in casa. Aveva ancora le chiavi in mano. Sì. Ieri mattina io ho aperto con le mie chiavi quando sono andato a portargli il giornale, come faccio tutti i giorni, e l'ho trovato lì. Ah, sì? Sì. Mi dica un po', ma lei non è a conoscenza di niente? Non so se c'era qualche persona che veniva a trovarlo, qualche amicizia. Lei si ricorda di qualcuno? Tutto quello che vi posso dire è che lui amava molto le donne e spesso ne portava una a casa. Beato lui. E lei ne conosce nessuna di queste? Può fare dei nomi? Dica. No, 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 io non mi impiccio. Sì, fa bene. Se ne va! Se ne va! No. Si calmi, signor. Abbiamo trovato il portiere che non si impiccia. Questo è l'unico. Ci stanno impronte, Gargiù? Ispettore, tante. Però sono tutte sconosciute. Hanno rubato qualcosa? Ma a prima vista sembra di no, ma non possiamo escluderlo. Nel borsello sono stati trovati documenti, un pacchetto di sigari, un accendino, una matita e un'agenda, nient'altro. Un caso rognoso questo Papetti, o come diavolo si chiamava lui, visto che c'aveva 3 passaporti. Niente parente, niente amici. L'unico indizio che ci abbiamo è che forse ha cenato in un ristorante cinese. Fate una cosa, fatevi il giro di tutti i ristoranti cinesi di Roma con la sua fotografia. Forse qualcuno potrebbe riconoscerlo. Va bene, signor giudice, tanto i ristoranti cinesi non è che siano molti, basterà la giornata di oggi. Ci mettiamo in contatto con la centrale e facciamo fare delle copie della fotografia di Papetti. Moleno, tu dovresti lasciare il flaccobollo per impalare a fare l'eso ripieno. Con sti titoni che mi ritrovo riso ripieno, io al massimo posso fare i cocomeri ripieni. E poi io sono appassionato di francobolli. Oh, tu sei filitico. Che sì, filitico? Filatelico. E poi mo c'eremo 2 ore di riposo libere, te fatti risotto piano tuo e io mi faccio i francobolli via. Moleno, tu devi pensare al futuro. A cliente non mangiare flancobollo, dai, per piacere. Noi dobbiamo aprire l'istolante a cino italiano. Ecco, spaghetto, piatto favolito italiano, con pezzettini di serpente, piatto favolito mongoloide. Ma il serpente a Roma non gli piace a nessuno, andiamo subito a fallito. Tu devi dare letto a me, visto come ho fatto con molto. A nessuno se n'è accolto. Chi è? Polizia. Oddio, la polizia. Per carità. Se venire la polizia, bambolo va via. C'è il permesso di soggiorno e in Cina non ci torno. Chi è? Siete voi, ispettore. Non avevo riconosciuto dalla voce. Mo gli opero su... date una mossa. Bambolo, dove stai? Io nascondele, non dire niente, capito? Come non dico niente? Esci fuori, brutto brigante, sa? Allora che famo? Che famo? Come la mettiamo? E come la mettiamo? Non far tonto, questa volta c'è scappato il morto, lo sai. E quando mai? Io non so niente. Dai, a bombolo.
Io non so niente di niente. Voi lo sapete che io mi sono levato dal giro e adesso sto a fare un lavoro pulito. Sto francobollo non l'ha trovato. E non lo sapete che faccio la collezione dei francobolli? Anzi, ho fatto pure la catena di Sant'Antonio. Ho scritto 10 lettere in tutto il mondo, mi rispondono e rimetti i francobolli. Sì, tu fai la collezione dei francobolli. E io ti do una collezione di schiaffi, se non mi dici la verità. E vedi queste? Qua ci stanno le impronte tue. E sei schedato. È meglio che mi dici tutto quello che sai, eh? Io non so un cazzo. Legate le mani a questo. Non di parolacce a bombolo che ho fatto il voto. Ma il voto l'avete fatto voi, mica ho fatto io. È come se uno smette la fumare e tu gli fumi in faccia a bomboleno, lo devi fare, eh? E che cazzo mi fai capire? Dimmi la verità. Mica sono stato io, è stato il cinese. Quale cinese? Quell'ultimo cameriere che è venuto, c'ha una faccia da mongoloide. Come si chiama? C'ha un nome come una pernacchia, però si fa chiamare Bambolo. Dove sta? Bambolo, sono l'ispettore Girardi della Polizia di Stato, apri. Oh, io non potala. Apri, fammi entrare. Oh, non possibile. Quando fa le bisognino, non li c'è le vicino. Apri a Bambolo, che l'ispettore è un amico nostro, se ci può aiutare, ci aiuta. Ah, quello sarebbe il mongoloide cinese. Basta, va. Ho capito tutto. Ma che avete capito? Noi siamo innocenti. Quel tizio era morto qui da noi al tavolino dopo cena. Gli avrà preso il coccolone. Allora, per paura di sputtanare il locale, l'avevamo preso e l'avevamo portato a casa sua. Ah, quello è morto avvelenato. E ci andate di mezzo pure voi. Perché l'autopsia dice che è morto mangiando dei cibi cinesi conditi con l'arsenico. Ah, non possibile. Qua condile tutto con soia. I mortacci, soia, è stato lui che l'ha voluto portare su casa. Io volevo telefonare a voi. È che siete troppo deficienti per combinare un casino del genere. Hai sentito l'ispettore come ci va bene? Senti, dimmi quello che sai su Papetti, tutto quello che sai. Papetti? Beh, noi era un cliente assiduo. L'altra sera venite con una biondona arta. Lei se n'annette e Papetti rimanette stecchito qua dentro. È venuto con quella biondona l'ultima volta? Sì, ve l'ho detto. Allora può essere che sia qua a biondona. Ah, lei è molto bravo. Andale a trovare l'assassina. A Pocotto, Pocotto. A cinesi, tu fatti di Pocotto tua che io me ne vado quando Pocotto mi pare, hai capito? C'ha ragione l'ispettore. Ma lo sai di bionda a Roma quante ce ne stanno? 400-500 mila. Sentite, io vedo una mano, eh? E ve copro. E voglio vedere se scopro qualche cosa. Per fortuna il giudice Tarducci che conduce l'istruttoria ha sempre sentito dal Mar dell'Est e segue poco. Ma voi dovete star zitti. Non avete visto niente. Non sapete niente. Perché ci vado di mezzo io, ok? Va bene. Ha capito pure te lì al cesso? Ho capito, ho capito. Vabbè. Allora, stasera vengo a mangiare qua e voi fate finta di non conoscermi. Voglio vedere se trovo qualche indizio. Se ci stanno dei problemi, voi mi chiamate a casa, non in ufficio, a casa. A casa, capito? Sì, capito. Al numero 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ecco. E attenti a quello che fate, eh? Perché se mi accorgo che vi è sfuggito qualche cosa, io torno qua e di due deficienti ne faccio quattro. Oh, Madonna santa, oh mamma mia bella, San Gennaro Benedetto. Ma come voi adesso mi dite una cosa simile? Come se avessimo fatto, capite? Come se avessimo pigliato, fatto una gita che Boy Scout. Dice, siamo andati a fare una gita. Niente meno, voi avete pigliato un morto e l'avete portato da qua a casa sua a Viale Cars. Ma lo sapete che noi siamo Correi? Noi siamo Correi! Io tengo famiglia, io tengo famiglia, io tengo a mia moglie che è incinta da 2 anni. Ah, molto bello, incinta 2 anni. Allunga gravidanza, parli d'abbondanza. E che vuoi dire, che mia moglie va a letto con tutto? Ah, tu molto bel malosso, Vincenzo. Attona a che concede le favole e degna di cavalieri e commendatori. E vabbè, vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. Io adesso voglio vedere come va a finire questa storia del morto che avete portato girando per mezzo Roma. Non ti preoccupare che l'ispettore è un amico mio, lui ci aiuta perché è buono. Allora essere pure cattivo, a io vedale, sono proprio due amiconi, lo ha gonfiato da schiaffoni. Ah sì, ecco. E voglio vedere proprio come va a finire, ma voglio vedere proprio, voglio vedere. Ma come? Te sei persa la quarta puntata dello sceneggiato. Ma sì, era la più bella. Ciao, oh, io mi sono un sacco divertita.
Sapessi i pianti che mi sono fatta. Come? Vuoi che ti racconto tutto? Vabbè. Allora, loro si conobbettero nel 1919. Ma voi si cominci dal 1919 e qua non la finimo qua. Sono due ore che sta a parlare, fa una cosa, dai entaio, va. Vabbè, va. Corro un più scatolo di mio marito, lo sai quando ci si mette. Vabbè, Maddalena, te telefono domani. Ciao. Ma quanto sei però? Ma non ho capito, sto a parlare con mia sorella. Ah, a proposito, puto, domenica vi ha mangiato da noi. Bella notizia, se qua ciccione tua sorella vi ha mangiato da noi, mi ci vuole tutto lo stipendio. Oh, ma quale ciccione? Non ho capito, quella volta che si è rotta il piede è venuta l'ambulanza per portarla al pronto soccorso, ha dovuto fare due viaggi. Quanto sei ignorante quando dici ste cose. Angeli, va, te porta a mangiare fuori stasera, va? Te faccio fare la vita. Davvero? Le porta al ristorante cinese, vatta a chita, va. Vatta a far bello se ci riesci. Come sarebbe a dire se ci riesco? Io so già bella di natura. Ah, senti, ma perché mi porti al ristorante cinese? Che dovevamo festeggiare? Le nozze d'argento. Ma quali nozze d'argento? Noi siamo sposati da 3 anni. Davvero? A me mi parano 25. Carino. Fammi a preparare. Arochi, non ti sposa mai che le donne sono tutte delle rompicaroselli, delle macchinette lì. Quello ispettore di Landi fa finta di non conoscerla. Buongiorno, eccellenza. Fa finta che non mi conosci. Va bene, sì, signore. Io sono il maître del Tai Tung. So quello che è successo, ma non è colpa mia perché io non c'ero. Io mi chiamo Vincenzo Quagliarulo, agli ordini. Facciamo un bel tavolo per lei e la signora. Sì, ma prima fammi vedere cosa. È il tavolo onde è morto Papetti senza che nessuno se ne renda conto, eh? Va bene, nessuno se ne deve accorgere. Una cosa in segreto, guardate a me. Andiamo, su, andiamo, via, lasciatemi là, lasciate il tavolo, mi serve, c'è la polizia, roba segreta, FBI, c'è un morto qua, avete capito, c'è stato. Ma non abbiamo neanche un tavolo. Andate via, mi serve il tavolo, devono fare il braccio, via, presto, per piacere, andiamo, su, leva dallo, mi serve il tavolo, qua ci sta il morto. Andiamo, su, andate via, che mi serve, devo far vedere come è morto quello là, quello è morto così. Ti aspetto. Ah, lo so. Vieni qua, vieni. Prego, vieni qua, vieni. Comandi. Se uno ti dice di non fatte notare e tu armi tutto sto casino, come lo chiami il napoletano? Stronzo. Ecco quello che sei. Grazie. Nico, le parolacce. Ma ha detto lui, Nico, l'ho detta io. Facciamo niente. Sì, chiamo subito il cameriere. Fangu! Volete ordinare, signore? Sì, io vorrei pasta e fagioli, possibilmente con le godiche. Angeli, ma che figura mi fa fare? Porta al ristorante cinese e tu ordini i fagioli con le godiche. E beh? Dove è una arrabbiata e coda a vaccinare. Signore, questi piatti non avere noi. Posso servire antipasto di bambù e zuppa di pinne di pesce cane. Allora, portami un pesce cane rosso e me lo spino da solo, intero, eh? Subito, signore. Grazie, può passare a ritirarle quando vuole. Desidera una foto? Sì, se la famo una foto, Nico, mi piace. Aspetta, adesso. Ecco. Mettiamoci così, eh? Ecco. Grazie, può passare quando vuole. La signora Numualdi,
Io sono quel tipo che gli ha telefonato 3 giorni fa. Scusi il ritardo, ma ho avuto problemi con il traffico. Ha pensato bene alla mia proposta? Ah, sì. Ah, l'esempio top, 400.000 lire, negativo compreso. Ah, mi dispiace. Ma forse suo marito me ne dà pure 500.000. Ma signore, cominciamo a piangere, eh? Qui con questi tempi duri che corrono. Vabbè, io aspetto ancora 2 giorni, ma non mi illudate più, eh? Mm. Che fu? Sono venuto a ritirare le fotografie che mi ha fatto ieri sera al Taitung. Ah, beh. Ma come ha fatto? Io ho chiuso tutto. Se ti dico che prima faceva il ladro e mo faccia il poliziotto, te lo puoi immaginare da te come ho fatto entrare, eh? Il poliziotto? E che volete da me? Portate in galera. Per ricatto e concorso in omicidio. Ma io non c'entro niente. Guardate che vi sbagliate. E dai, che ho sentito la telefonata che stavi a fare un momento fa, dai. Che fai di? Fotografie le coppie che vengono al ristorante. E quando poi ti capita la coppietta clandestina, o ricatti lei o lui. Come stai a fare con qua, poi lasciatelo. Ma che state a dire? Che state a dire? Vuoi farla finita, non fai indiano con me, Con Papetti ti è andata male però, eh? L'ha ricattato, quello non c'è stato, e gli ha messo il veleno nella pappa. Io vo giuro su mia madre! Aio! Via la Gargiulo! Tossa Gargiulo! Vigalo! Gargiulo! Gargiulo! Disgraziato sentito mi ha lasciato solo. Quello mi schiappa. A macchina. Ispettore! Ispettore Giraldi! La scarpa, la scarpa! Ma che vicende? Ma guarda quello che hai combinato! Ma che non ci vedi? Ma che te incazzi? Guarda che t'ho visto! Non ce vedi te, no, non ce vedi! A cornutone! A me va bene la natura, no? Fattene! Attenzione! Attenzione! Attenzione!
Cos'è? Cos'è? Stai meglio, eh? Mamma! Aiuto! C'ho freddo! C'ho freddo! Parla piano che stiamo vicini ai esplosivi. Ispettore, io non ho ammazzato nessuno, ci mancherebbe altro. Quel Papetti che dite voi, manco lo conosco. E nemmeno la bionda. Sono fotografati qua sera, è stato pure per combinazione. E dove lo sta proprio su sti provini. Andiamo, sbrigati su, vediamo. Ecco, l'ispettore. Sono questi qua. Mi ricordo quando li volevo fotografare. Mi hanno cacciato via. Fammi l'ingrandimento di quella, 4 copie. Vabbè, però sono pronte dopo domani. Ecco, e io passo fra 2 ore a ritirarle. Vabbè. In data odierna la smetti di fare i ricattini, che se lo venga a sapere schiaffa il gabbio non esci più, ha capito? E se ne avevo fatto il vuoto, te mandavo pure a fanculo. Qui c'è scritto che il magistrato Arducci è il giudice che conduce l'inchiesta sul morto ammazzato. Oh no. Come si chiama? Un certo Papetti. Oh no. Dice che sta sulla buona strada e presto acciufferanno l'assassino. Oh no. O gli assassini. Dice proprio così. Quello ce l'ha con noi due. Aranciata. Ah, pensi all'aranciata? Aranciata vuol dire la pellicola. Beh, e allora aranciata, aranciata. Momento funesto, agile presto. A così dire mio zio Topo. Che sei, nipote del sorcio? Non sorcio, Topo. Beh, io che ho detto, sorcio. Non hai capito? Ho To di nome e Po di cognome. Topo. Ma insomma, che devo fare? Ah, io grande stratagemma. Fale agopuntura, che sarebbe una terapia. Che tu metti le ago in certi nervetti del colpo e il paziente perde la memoria. E che vuoi fare? Ispettore Giraldi dice che giudice avere mal di testa. Io fare l'agopuntura, giudice, e dimenticare tutto di molto ammazzato. Ma tu sei buono a fare l'agopuntura? Io no. Ma mio zio Topo a dire che mondo uno sfeloide, a niente impossibile per mongoloide. Ma sì, ma io non c'entro! Dovete rivolgervi alla narcotici, ecco, capito? Pronto! Pronto! Sì, Trentini! Trentini! Sì, non insista! Quando do un ordine voglio che sia eseguito e senza discussioni, capito? Senta, commissario, per favore, non alzi la voce! Non alzi la voce! Il giudice non vuole che si alzi la voce. No, non dico a voi, dicevo che ha ragione il giudice, sì signore. Ma che cavolo, ma che state dicendo? C'ho la testa che mi scoppia. Scoppia, scoppia. No, non la bomba, è al giudice che gli scoppia la testa. Sì, al generale della chiesa. Ma chi cazzo lo vuoi? Queste cose da battere a macchine. No, no, 31. Pronto, parlate più forte. Filmare, No, 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 più piano, Non sento niente, parlate più forte. Più piano. Ho detto, parlate più forte. Più piano. Non ce la faccio più, io vado a casa. Sapete, pazzini. Ha ragione, signor giudice, ma perché non prova con l'agopuntura? Signor giudice? No, 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 va bene, va bene. Per quanto riguarda l'agopuntura, ne mando io uno bravissimo. Mia moglie l'ha rimessa al mondo. Ah, purtroppo. Come purtroppo? Come purtroppo, per fortuna, volevo dire. Senta, faccio quello che vuole, mi mandi chi le pari e non ce la faccio. Ah, a proposito del caso Papetti, dica alla stampa che siamo ancora in alto mare. Non ci sono indizi di nessun genere. Non lo so. Io vorrei sapere chi è stato quel cretino che ha detto presto acciufferemo l'assassino. È stato lei, signor giudice. Come sono quando stato? Quando mi ha chiamato nel ma non è ciò sì. Ma io facevo... Siamo noi il 113, signor giudice. Ma che cazzo succede? Chi è? Dottore Agopuntola. Un attimo, prego. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Lei è il dottore cinese? Dottore, agopuntura, io guarisce e sente nulla. Meno male, meno male. Meno male, venga. Mio marito sta lì nel suo studio al buio, perché soltanto così ha un po' di sollievo. Oh, veleno. Oh, sentile molto male. Parecchio, parecchio. Poveraccio. Eccolo. Poveraccio. Povellino. Caro. Povellino. C'è il dottore cinese dell'agopuntura. Lo mando il commissario Trentini. Mi raccomando, dottore, lo guarisca, eh? Ha bisogno di me? In presenza di qualcuno, non guarire mai nessuno. Ciao, caro, ciao. Ecco. Io non vedo niente qua. Ecco.
Ah, che fa? È necessario questa luce. Ah, sì, necessario. Ah, se no io non vedevo niente. Fa bravo, fa bravo. Ecco, sì, attento a testina. Sì. Ecco qua. A tu alzale così. Attento a testina. Otto, otto. Ecco, io sedella. Ecco, adesso a tu qua. Ecco, sì, sedellino qua. Ecco, bravo. Tu venire. Ecco. Io coccolare te come mamma. Ecco, sì, mia mamma mongoloide. Ecco. Sì, sì. Le lassa, le lassa. Ecco. A tu senti la meglio? No. Ecco, allora tu assale. Ecco, attento sì, testina. Ecco, sì. Ecco. Attento testina, a tu vieni le qua. Ecco, attento, attento testina. Ecco, le lassa. Sì. Ecco, chiude occhi a te. Sì. Ecco, così. Sì. Tu, le lassa, Sì. Tu le lassa. Così mi fa più male. Ma quando testa a far dolore, ha ringraziato, sia dottore. Oh, mio Dio. Signora, non si agiti così, stia calma. Vedrà che tutto andrà bene. Odo, ho bisogno di trappano. Un trappano, presto, che stanno ripostiglio. Svelta, svelta! Ma che ci deve fare col trappano? L'agopuntura. Oh, povero Enrico. Signora, non è possibile. Io so che l'agopuntura si fa con gli aghi. Ah, sega elettrica. Ancora? Anche la sega elettrica, forza! Odo. La sega elettrica, eccola. Odo. Ma non sono neanche disinfettati. Dio, cosa gli fa? Scalpello. Uno Odo. Scalpello, forza! Subito, Odo. Però! Odo. Ma che cosa servono tutti questi armi? Allora se la tua la valigetta. Oh, meno male. Ecco, la bella valigetta. Ecco, le quale cose. Ecco, bravo. Ecco, adesso tu le lassa, tu le lassa, le lassa. Tu non fai le mani nervoso, perché allora intervento doloroso. Hai capito? Ecco. Boccuccia, mangia ciccia. Ecco. Nasino a campanello, ecco, occhietto bello, ecco, a suo fratello, a fronte rossa, agopuntura se le posso. Che? Signora, ma questo è il signor giudice che grida, si lamenta. Sì, lo sento, lo sento. Eppure l'agopuntura non fa male, anzi, tutto il contrario, l'ha fatta anche mia madre. Tu perdi la memoria? No, no, io mi ricordo pure quello che ho mangiato il giorno della prima comunione. Io non resisto più, vieni e andiamo a vedere. Povero Enrico, mi sembri un puntaspilli. Chiamate la polizia, No. Chiamate il 113. No, no, non fatemi del male. È sbagliare di moltare. Io voglio lavorare. E in Cina non tornare. Io l'uomo voglio stare. Ma te chi ti ha mandato? Ispettare Giraldi, la contola. Giraldi! No, aspetta. Siamo rovinati, ispettore, siamo rovinati. Overito, overito. Hanno chiuso il locale e si sono fumato pure a bombole e a bambole. Che è successo? Chilo mongoloide è giunto in coppa a casa dello giudice a farci la copuntura perché perdesse la memoria. Chilo non ha perso manco cazzo. O mongoloide gli ha confessato che voi lo proteggete insieme a bombole perché è morto rindo ristorante. Sto parlando io, Saciccio, sto parlando, Io mi domando se queste cose sono possibili in una democrazia. In una polizia di Stato. Per quando la disciplina sia andata completamente allo sfascio e sembra di stare su una barca in procinto di affondare da un momento all'altro. Sor giudice, e mica se deve incavolare così, no? Io agito per bene della polizia, mica a pisello dei cani. Ma Nico, ti rendi conto che in un certo senso hai intralciato l'indagine? Adetti, ma che te sta a inventare? Ma che te sta a inventare? Che io ho fatto per evitare che venissero i giornalisti, che venissero i fotografi, che veramente sarebbe successo un macello per davvero. Ma sì, è una strana teoria la sua. Ah, è una strana teoria? Allora guardi la strana teoria, ecco qua. Guardi la strana teoria, ecco. Interessante. Questa è la donna che stava con il papetto, sì, e che si è allontanata dal ristorante prima di lui. E hai saputo niente sul suo conto? Manco grazie mi dite. Certo che ho saputo, ho parlato col portiere di Viale Garzo. E mi ha detto che questa si vedeva spesso col morto. Prima che fosse morto. E poi lui a lei la chiamava Frizzi. Frizzi. E abita Orgiata. L'Orgiata. Orgiata.
Orgiata? Ma mica orgiata di batteria di quello che sta a pensare a te? Orgiata dalla strada sulla Cassia, orgiata sulla Cassia! Allora l'orgiata! Orgiata, l'ho detto io, orgiata! Sì, vabbè, vabbè, orgiata con la L! Orgiata con la L! Così, orgiata con la L. Ma Sergio, ma che gli è successo? È stato quell'imbecille del suo protetto che pretendeva di fare l'agopuntura. Guardi come mi ha ridotto, guardi, un colabrò! A proposito di qui, imbecille, gli faccia mettere fuori quei due del ristorante e quelli non hanno fatto niente. Queste sono cose che non le competono. Pensi a fare il suo dovere e basta. Lei non si deve immischiare in cose che non la riguardano. Deve andare all'orgiata. E vada, va. Certo, e grazie al capo. Ispettore! E grazie al capo della polizia vado all'orgiata. A volte muove, aspettami qua, capito? Non fa come l'altra volta, capito? Scusate, ispetto, ma l'altra volta ero andato a comprare un po' di merendina. Voi capite, non tengo moglie, mi devo arrangiare. Beato te che non c'è moglie, Gargiù. Beato te. Se avessi la mia, non te ne curà. Tutti i giorni a chiedere soldi, tutti i giorni. L'altro giorno 20.000, ieri 30.000, stamattina 50.000. Amaron, che ci devo fare con tutti sti soldi? E che ne so, io mica gli do, Gargiù. Fammi scendere, va. Non ti muovere, voltati. E come faccio a portarmi se mi posso muovere? Oh? Non sottilizziamo, eh? Voltati lentamente e guarda che al minimo movimento sospetto ti brucio il cervelletto. Ah, vedi questo? Ma dove salti fuori, da rinascente? Sta attento tu che io sono un agente della CIA. Della CIA di chi? Della CIA di nessuno. CIA! Corpo italiano, agenti vigilanti privati. Ma tu guarda questo. Senti, posso muovere sta mano? Ecco. Ecco, guarda. Oh, mi scusi, ispettore, non l'avevo mica riconosciuto. Vedi tu, io vengo qui a lavorare, ma tu a qua la pistola io dovresti limare il mirino, hai capito? E perché, signor ispettore? Mannaggia, non te lo posso dire perché ho fatto il voto di parolacce, ma te lo dico a segni, guarda. Due ladri? A me? Rubano la pistola. Due ladri a me tirano giù le braghe. Due ladri che a me hanno rubato la pistola me la infilano nel culo. Mo fa male. Ecco, è per questo che devi limar mirino, hai capito? Chi è? Prego, si accomodi. Buongiorno, signore. Buongiorno. Desidera? Ispettore Girardi, della Polizia di Stato. Ho beccato giusto, è proprio lei, eh? Signora, guardi, ecco. Questa è lei. E questa è la buonanima da amichetto suo, vedi? La prego, c'è mio marito in casa. Ah, non c'è il beccaccione. Non dica niente, mi raccomando. Mi ha fatto un ciampà. Ma cosa succede? Cosa succede? Maledizione, tutte le mie ceramiche. Ma chi è quest'uomo? Io sono idraulico, sono venuto a riparare l'accesso, mi ha chiamata la signora. È stata lei che mi ha fatto il ciampà, eh? Sì, caro, te l'avevo detto che avevo chiamato l'idraulico, no? Ma riparare che cosa? Che cosa riparare? Questo mi sta sfasciando tutta casa, guarda lì! Guardi che il gatto si è salvato, eh? Ma cosa mi frega del gatto? Ah, ne frega niente del gatto, rompiamo pure di là! Andiamo di là! Oddio! Oddio, le mie cornucopie! Oddio, le cornucopie di Daphne! Oddio, le mie cornucopie! Tanto cornucopia più, cornucopia meno, no? Che cosa intende dire con cornucopia più, cornucopia meno? Che io sono il meno e lei è il più. Insomma, è il più giusto sempre al posto giusto. Beh, sì, questo lo può dire forte. Ecco, adesso vada, vada, vada! Calmati, caro, è stata una disgrazia. Sì, una disgrazia. Vada, vada a riparare il lavandino. Vada. Oddio, le mie cornucopie. Signor, per piacere, volemo stringere. Dica la verità, no? Qua quello che è successo è che suo marito ha saputo tutto. Gli è sorduta le corna e ha fatto fuori i papetti. Ma no, no, non è vero. Mio marito non sa niente, non c'entra niente.
Sì, è vero. Io ero l'amante di Giovanni Papetti. Un uomo che ha saputo capirmi e che mi ha voluto bene veramente, disinteressatamente. Mentre mio marito ha visto, l'unica cosa che gli interessa sono i suoi safari in Africa e, scusi, e le sue ceramiche. Scusi tanto, signor, un momento, se può fermare. Se metta a scusi, eh. Mi dispiace. Mi sembra di stare incontro ai tennis qua, abbia pazienza. Quella sera, è vero, io ero al Taitung con Giovanni Papetti, ma me ne andai molto prima di lui. E poi ho saputo dai giornali che era stato trovato morto al tavolino. Beh, il coso, l'arsenico nell'insalata dei bambù, chi gli ha messo? Arsenico? Ma è stata questa la causa della sua morte? Eh sì, mi dispiace, ma del suo fattaccio lei è la maggiore indiziata, eh? Ma che cosa dice? Ma questo è assurdo. Ma io l'amavo, perché avrei dovuto ucciderlo? Anche questo è vero. Ma allora lei... mi racconti tutto quello che è successo, tutto, eh? Senza trascurare manco un dettaglio. Abbiamo parlato delle solite cose. Aspetti, mi aveva raccontato che quel pomeriggio era stato scippato. Scippato? Sì, da uno strano scippatore che poi gli ha fatto riavere il borsello, ma si è tenuto i soldi. E dal borsello mancava solo il denaro o mancava qualche altra cosa? Veramente Giovanni mi fece notare che il ladro non si era appropriato di un portapillole d'oro di grande valore nel quale teneva le sue compresse antidiabetiche. Suo marito, il suo, vabbè... Quella, insomma, il suo ragazzo. L'ha presa le pillole davanti a lei? Beh, sì, come faceva sempre, dopo ogni pasto. Guardi, qua bisogna trovare. Ho il scippatore e il portapillole. Ma quello so io dove sta. Ahi, aspetto. Io da quando sono uscito dal gabbio non mi sono mosso mai da qui. Che? Ma perché piangi? Non mi fa perdere tempo che ho i minuti contati. Tu e quel cinese mongoloide avete aperto il borsello dei Papetti, avete tirato fuori le chiavi della macchina e le chiavi di casa. E beh, per forza, no. Dentro al borsello, la polizia non ha trovato un portapillole d'oro che qualcuno si è fregato. Chi è stato? Chi è stato? E parla! E vabbè, l'ho preso io, tanto quello era morto, che ci faceva? Era d'oro, ci volevo rimediare qualche sorta. La vita è dura, maresciallo. Ispettore, non mi chiami ispettore. Sì, ma la vita è dura lo stesso. Me ne andasse bene una. È tutta roba grattata questa? Tutta roba che hanno lasciato i clienti, macchinette, roba varia. Ecco qua, saranno una ventina di grammi. Ci ho potuto fare qualche sorta. Che c'è stava dentro? Sì, c'erano certe pillolette bianche. E dove ha messo? Mi sa che ho buttato in cantina. Andiamo giù, va. Vuoi vedere una cosa? È successo un disastro. Qui ci sta il telegramma di Cianciapiai che arriva domenica. Chi li ci accina tutto quanto? Ci accina. Io non lo so come devo fare. Aspettola, Prosperi, felicità. È la fine. Ma come, quelle ci ha lasciato il locale in consegna e voi avete combinato questo casino, avete combinato. Vai a fare pure l'agapuntura al giudice, disgraziato. Posso avere, Vincenzo? Non piangere, non all'abbiare. No, Vincenzo, quando un uomo all'abbiato, o prima o poi viene fregato. Io mi sento bene, tengo un peso qua sullo stomaco, la nausea, le gambe che mi tremano, tengo pure un po' di febbre. Ma tu malattino, fammi vedere l'occhietto. Vedi gli occhietti, Che? Vincenzo, a tua vele, patete, velale. Oh, San Gennaro, benedetto, San Cosme e Damiano, sei sicuro? Ma di che colore è tua cacca? Quale cacca? La cacca, di che colore? E che ne so io? Cioccolata? No. Nocciola? No. Crema? No. Pistacchio? No, ma come mi pigliate per una gelateria a me? Io sto così perché domenica torna il padrone, hai capito? Trovi il ristorante chiuso e se la piglia con me. Quello chissà che mi fa, tu che ne dici? Padrone, fale a te. Vendetta cinese. E com'è la vendetta cinese? Mettele sul tuo petto, grande mattone. Vabbè, io piglio un mattone e lo butto dalla finestra, come fa? Non fare così, no. E come perché fa? Perché allora peggio, perché mattone legato con corda a tuo pisellino.
Senti, ma tu hai chiuso bene la porta di casa? Sì, 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 tutto a posto. Sono tranquillo? Tranquillissimo. Sai, cara, il mio mal di testa è completamente scomparso. Oh, grazie al cielo. Ma da quando hai fatto l'agopuntura? Ti sembrerà strano, ma quel ciarlatano, quell'imbroglione cinese là, pur così approssimativo, mi ha guarito. Che c'è di nuovo, Ispettù? Ho scoperto tutto sul delitto dell'insalante cinese, eh? Dunque, e il Papetti era stato scippato, no? Allora Ercoso, il ladro, gli ha fatto riavere il borsello, mettendogli dentro al cosetto, al portapillole, dei compresse d'arsenico invece di quelle per diabete che il Papetti piava per la malattia. Perbacco! E lei ha le prove di tutto questo? E come no? E che è qua? Ma che viene a portare i topi morti qua? Tia Carciù, portili via, va. Questi topi hanno mangiato le compresse che stavano nel portapilloli. Se li famo analizzare, scopriamo che sono morti dello stesso veleno che ha ammazzato Papetti. E li porti al laboratorio analisi della scientifica, li vieni a portare a me. Fatti mangiare. C'avevo ragione o no di fare analisi dei surchi? Certo, chi lo nega? Come c'ho ragione su tutte le resti? Sì, sì, va avanti. Salute. L'assassino o è lo scippatore che ha cambiato le pasticche o è un altro che ha ingaggiato lo scippatore e che poi ha fatto fuori perché non parlasse. Questa è un'ipotesi valida. Infatti io ho mandato Cargiullo al casellario omicidi per vedere tutti i morti ammazzati di quel giorno. Bravo, e vuoi vedere che fra quei morti ammazzati c'è il nostro scippatore? Io mi ci gioco le palle dell'occhio. Oddio, devo dire parolacce, ma scorto sempre. Pronto, Trentini? Ah, sì, signora, sì. È tua moglie. Ah, dimmi. Migo, il pupo sta male, c'ha la faccia tutta piena di chiazze. Forse si è preso il morbillo. Ma che devo da fa? Ma che niente, hai detto qualche parolaccia. Parolaccia? So detto. Che ho detto le parolacce? No, prima ho detto palle, stavo per di palle, ma ho detto palle dell'occhio, ma quella non è una parolaccia. Tu chiama il dottore e mettigli il termometro al pupo, sì. Mo vengo subito, ciao, ciao. Ai, devo andare a casa, va. Va bene, ma non ti preoccupare. Adesso appena arriva Cargiullo io ti telefono immediatamente, hai capito? No, io mi devo preoccupare. Qualcuno mi deve accompagnare, mica posso guidare così io, no? Come faccio? Eccolo qua, guarda. Eccomi qua. Arriva. Allora, Cargiullo. Pronto, Trentini? No, nessun disturbo, no. È ancora tua moglie. Che voglio? Amore, non ti preoccupare, sta tranquillo. Rocky sta bene? Eh sì, erano solo macchie. Era solo un po' zozzo. Ma ne potevi lavare la faccia stamattina, quando si è alzato? Oh, ma che t'arrabbi? E ma rabbia sì, che cazzo! Oh, ma che stai a dire? Ma che ti sei dimenticato il voto che abbiamo fatto? Oh, ricordo, ma non posso continuare a lavorare così senza di parolacce, col voto, con questo, con quell'altro. Andiamo dal Papa, all'Urtes, a Loreto, andate pare! Ma io non posso lavorare così! Sì, vabbè, quando te pare, va. Te saluto, ciao! Beh, ciao. Da un bacetto al ragazzino. Ciao. Allora? Dunque, quel mercoledì ci sono stati 5 omicidi da parte di assassini, tutti sconosciuti. Due donne, un vecchio, il nostro Giovanni Papetti e un certo Umberto Taddei, un giovane pregiudicato di Tormarancio, trovato morto per un colpo di pistola sparato agli a bruciapelo nella pineta di Castelluccio. Questo Umberto Taddei è quello che ci deve dire chi è l'assassino. Nico, ma se è morto come parla? Non l'hai mai sentito un morto che parla di? Io no. No, parlerò, dirò tutto, non sparate! No! Ha avuto quello che si meritava. Sciacco sta gamba. Ispettore. Ah, ispettore. Insomma, sta Silvana fa la mascherina qua o no? Ultimamente lavorava qui, faceva la mascherina. Un po' sono un par d'anni che non l'avete visto. Questo Umberto Taddei lo conoscevi bene? Beh, abbastanza. Abbiamo fatto pure qualche lavoretto insieme. Poi lui si è specializzato negli scippi, io mi sono ingrassato e mi sono preso ando al culo. Non di parolacce. Proprio sull'unghia incarnita, maresciallo. Ispettore. Ah, ispettore. Eccola, ecco là. Valla pia e porta acqua. La vado a pia. Ecco questo. La maresciallo sta gamba. Ispettore. Ispettore, scusatemi.
Ma Silva, ma riconosci? So Bombolo, l'amico D'Umberto. C'è quell'amico mio che ti ho parlato. È della polizia, ma è una brava persona. Ma ricomando a dire tutto quello che sai, hai capito? Vieni. Questo è Silvana, aspetta. Ciao. Ciao. Allora? Allora io non so niente. E mo c'ho pure da fare. Buona, buona, sta buona. Tu gli volevi bene a Umberto? Certo che gli volevo bene. Allora ti farà piacere di sapere che io mi sto andando a fare per cercare quel disgraziato che ha ammazzato, no? Vabbè, alla fine dell'ultimo spettacolo sono libera. Fino alla fine dell'ultimo spettacolo io non ci posso stare, devo andare al principale all'aeroporto. Tu devi portarmi a me perché io non posso guidare. Tu sai guidare? Sì. Vabbè, allora tu me lo porti qui. Vabbè. Così mi guardo il film e appena sei libera andiamo, ok? Vabbè. Là. Che paura, sì. A me piace la pazienza, ma non piace la violenza. Lo sai che famo? Mo quando arriva Gian Sempiao, io gli apro lo sportello e te gli fa l'inchino. Sa padrone faccio inchino, mi da calcio, satellino, è arrabbiato come un pazzo, lì va in cena come un lazzo. Ma quell'affare là sta tutto a posto. L'ispettore Girardi beccherà l'assassino. E il ristorante cinese Tai Tung si riopre e siamo tutti felici. Namo. A per piacere, tu dille padrone, io aspettare qua e fa l'antifurto, Otto. Ah, fa l'antifurto? Brutto delinquente. Quello ci aveva promesso 10 milioni tutti in contanti. E chi ha visti mai? 5 subito. E gli altri 5? E gli altri 5 glieli doveva dare dopo aver fatto il lavoro. È il lavoro. Chip e sostituzione. Così quello ci ha avuto tutto il tempo di cambiare i pasticchi e di entrare al portapillole. Guarda che io di sta storia non ne so niente. E manco Umberto ne sapeva niente. Per restituire il borsello lo lasciò in edicola dei giornali, dove il Papetti lo andò a riprendere. E quando il ragazzo tuo andò a piazzi i soldi, si beccò la polverata. Da quel boia infame. Ma tu l'hai visto? Sì, l'ho visto. E lo sapresti riconoscere? Certo, era in cinese. Del viaggio, signor Piao. Bene, nessuna novità? Il locale è stato chiuso dalla polizia, però tutto a posto. Come il mio locale chiuso da polizia? E perché? Hanno trovato un morto avvelenato, però tutto a posto. Come un morto avvelenato? E voi che avete fatto? Ci hanno portato in galera tutte e due, però tutto a posto. Avanti, spiegami bene come sono andate le cose. L'ispettore Giraldi, che è un amico mio, ha trovato il testimonio del delitto. Mo ciucci ciao in macchina, gli spiega tutto, che fra cinesi l'hai capito. Ecco, è questo. Colla. Ho capito tutto. Ho scoperto tutto. Ho scoperto tutto. E il padrone vostro ha fatto finta di partire e invece ne è partito. Ma come, Bomba l'ha accompagnato con la macchina all'aeroporto? È quello che vi voleva far credere lui. Lui ha fatto finta di prendere l'aereo qua la mattina. E invece è partito il giorno dopo, così ci ha avuto tutto il tempo di organizzare il movimento. Dove sono andati quei due, Bombolo e Bambolo? Sono andati all'aeroporto di Fiumicino a prendere il padrone con la macchina. Dovrebbero tornare tra una mezz'oretta, credo. Ma quello si potrebbe far accompagnare a casa, no? Dove abita Piao? Lungotevere, ripeto, 31. Pronto? Sono l'ispettore Girardi. Chi c'è da servizio adesso? Bussoni, passamelo là. Ciao, Bussù. Senti, fammi un piacere, manda un paio di guardie a Lungotevere, ripeto, 31. Lungotevere, ripeto, 31. Stiamo a sentire, se arriva un coso, un cinese con altri due, falli fermare subito. Poi manda pure delle macchine civetta e qualche agente in borghese qui al ristorante Tai Tung a Vicolo del Forno numero 3. Vicolo del Forno 3. Avverti al commissario Trentini e coso a Gargiulo, capito? Ok, ciao.
Allora, voi dite che questo ispettore di polizia, attraverso la testimonianza del fidanzato di quello scippatore, potrebbe individuare il mandante, l'assassino? L'ispettore Girardi è Gagliardo. Ah, poi ha preso assassino, ha finito casino, ha velo bombolino. Sì. Oh no. Mi fa molto piacere. Questo ispettore Giraldi è un poliziotto in gamba. Oh no. Gli manderò un regalo a casa. Oh no. Sapete per caso dove abita? Ah, io le ricordo il numero di telefono. A6-5-4-3-2-1. Ecco. 6-5-4-3-2-1. È così? Ah, velo, velo. Ah, velo, bombolino. Senta, per piacere, se lei può perdonare i suoi umili servi. E ci devi perdonare per forza, che male abbiamo fatto? Abbiamo trovato un cadavere avvelenato dentro al ristorante. Certo, è una cosa da niente, vero? Il mio locale è chiuso, ormai è screditato. È tutto per colpa vostra. Appena sono partito, con la vostra stupidità mi avete rovinato 30 anni di lavoro. Vi scaccio, vi licenzio. Fermati, ferma la macchina. Senta, andate via. Noi non vi voglio più vedere. Di pentimento. Vai via, Ah, per piacere, sono l'ombrellina di pentimento. Vai via. Ma che ho fatto? Perché ho detto qualche cosa di male? Che modi sono questi? Via. Oddio, che tempo. Oddio, piove. Ma guarda qui, guarda sto cornuto de cinese. Sto fio de sette mandarini è andato a male, ci ha lasciato mezza una strada. Oh, popolino, dimentichiamo il passato. Pensiamo al presente, per preparare il futuro. Se tu non avere pazienza, non ci aiuta provvidenza. E che dormo fare? Dove è andata a Roma? A Roma? Se 30 chilometri io non ci vengo. Dove è fare il piccolo sacrificio? Uno solo andare a piedi. Facciamo indovinello. Se tu perdere, tu portare il cavallino me. E se io perdere, io portare il cavallino te. Quante dita avere nelle mani? 10. Tu sbagliare un'altra volta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 11. Porta me cavallino. Oh, ma che te sei addormito? Oh no. Io non gliela faccio più. L'uomo saggio chiede il passaggio. Mi pare da sentire la macchina, guarda dietro. Guarda un po'. Eh? Oh, vedo canale, tu fai male. Oh no. Oh no. Senta un po', che ci dà un passaggio? Volete un passaggio? Tu fai. Prego, salite. Grazie, è stato molto buono. Ecco. Dove vi devo lasciare? Ci porti in Doiabare, basta che ci porta a Roma. A Roma, a Roma. Sa, signore, è che noi rimasti senza casa, senza lavoro, senza famiglia, come due orfanelli, poveri ma belli. Vi interesserebbe un lavoro? Perché lei ci potrebbe rimediare un lavoro? Io avrei il permesso di soggiorno. Mi servono due guardiani per un albergo in chiusura stagionale. L'hotel Shining. Non avere paura, ma non vedi che c'ha faccia da bravo ragazzo? Bombolino, vaccino, vaccino, vaccino. Quanto ci mettono però? L'aereo da Hong Kong è arrivato da un'ora. Ho telefonato io. Dov'è la testimone? Sta su con Vincenzo. È meglio il telefono a casa, eh? Mi riconosci? Sono amore tuo? Sì, ti riconosco, ma quando è che torni a casa? Vabbè, ma io devo lavorare, Angeli. No, Rocky non va a dormire. Senti, perché non passi in farmacia e gli compri un po' di camomilla? Angeli, vedi che mi fai arrabbiare? Ma non lo sai che sto a lavorare, che c'ho da fare? Ma non lo capisci? Anzi, l'ho telefonato per quello, perché insomma anche a che ora posso tornare? E se non riesci a più a sonno, fagli guardare un po' la televisione, vedrai che si addorme subito.
Sì, oggi per giocare a pallone gli ha tirato una pezza e l'ha sfasciata tutta. Ah, vedi che forza. Ammazza e Carla Lizza a Charmi Fionzebate. Ah, scusa, hanno suonato, torno subito. No, Angela, no, Angela! Pro, chi parla? Sono Chan Che Piao, ho una pistola puntata su sua moglie e suo figlio. Se vuole gli vedere i fifi, deve fare come dico io. Senti, ti ha azzardato con mia moglie, mi piove, te strappa il budella dalla bocca. Ispettore, non perda la calma. Abbiamo tutti e due poco tempo da perdere. Ora esco da casa tua portando con me sua moglie e il bambino. Se vuole rivederli sani e salvi, venga lei con la ragazza, diciamo fra un'ora, cioè le sei, a Fiumara Glanda al vecchio faro di Fiumicino. Ripeto, lei e la ragazza soli. Mi ha capito bene? Insomma, chi era? Che ha detto? Che voleva? Nessuno, nessuno. Da quanto ho capito, quel tale minaccia tua moglie e tuo figlio. Attenti, a mia moglie e a mio figlio ci penso io. Ma ti rendi conto? Siamo qui, ti vogliamo aiutare. E state attenti, non mi seguite. Non mi venite dietro perché vi spara tutti. C'è il paura, non ti preoccupa, io sto vicino a te. Mi devi dare una mano, no? Ma non era meglio che veniva Silvano? Può darsi pure che quella la conosce. Non la conosce. Lei ha visto lui, ma lui non ha visto lei. E poi mica posso rischiare la testimone. Oh, ma allora qua c'è pericolo. Non c'è pericolo, quello può fare lo scambio e basta. Ma secondo te quello appena mi tiene nelle sue mani che fa? Mi porta a capo. Quello una palla che spara me la spara proprio in bocca. Oddio. La prossima che trovi gira a destra. Ma quella non è la strada per Fiumicino. Ma che te frega a te, scusa, voglio far perdere traccia alla polizia, non hai capito? Fate tacere. Buono. E tu zitto. Venite fuori. Ti mandami mia moglie e mio figlio, io ti mando la donna. Tutte e due insieme però, eh? No, manda solo la donna, senza discussioni. Diego, questo ci ammazza tutti. Proprio così, tutti. Ispettore, lei non poteva pensare che io lasciassi in vita qualcuno per testimoniare contro di me. Ho la pistola puntata su suo figlio. Non perdiamo tempo. Lei è sicuramente armato, ispettore. Ma avrà capito anche che lei che non è il caso di fare l'eroe. 3 secondi e poi sparo su suo figlio. Butti via la pistola e la butti lontano. Butti via la pistola, ispettore. Così va bene. Forza, salvare suo figlio. Però voi... Ho infame. Ma che te l'ho detto? Diego! Vieni, 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 stiamo a giocare, stiamo a giocare, stiamo a giocare a guardia e ladri, non lo vedi? Buono, su, su, vada mamma, su, buono, non piangere. Papà. Vincenzo? Abbiamo... che mi racconti? È stato fortunato, ispettore, non potevo immaginare che Papetti sarebbe venuto al Titan. Perché l'hai ammazzato? Era un agente segreto ed aveva ricevuto l'ordine di uccidermi. E allora? Ho agito io per primo. Ma perché lui vi voleva uccidere? Perché anch'io sono, o meglio, ero un agente segreto. Tutta una lurida storia di spie. Eccolo qua, papà tuo, tutto sano. Dai, stavamo a giocare. Hai visto il bastone come è partito? Bah! Hai visto? Tiero, chi viene? Chi è? Pronto? Parla Volpe 2, mi sentite? Sì, sono Trentini. Eppure, Nico, che è successo? C'ho l'assassino qua. Vivo? Certo che vivo, che ti ha ammazzato. Se ha ammazzato quel disgraziato, non poteva piare il gassolo come si merita. Così in galera mo ci pensa. Bene, fammi subito il rapporto. No, il rapporto te lo faccio domani, perché adesso mi devo sbrigare a finire la casetta. Anzi, venite pure voi a darmi una mano, va?
allora sbrigate, no? Trattini! Muoviamoci presto! Accelerare i tempi al massimo! Ma io ambra sei che sottaccia fa? Mica faccio fravagatori, che cazzo ami? Datemi un altro tempo. Eccola, signor giudice. Garciù! La testa! Ah, benissimo. Non m'avete voluto dar retta. L'avvertimento mio l'ho detto dal muro. Peggio per voi altri. Adesso sta costruzione va smantellata immediatamente. Troppo tardi. Con quest'ultima tegola abbiamo completato il tetto. E lei dovrebbe sapere che quando una costruzione è coperta non può essere più demolita. Eh? E tu che mi rappresenti? Chi sei? Un muratore! Niente, niente, vorresti insegnare la legge tu a me! E si capisce che te l'insegno! Io sono un magistrato! E io con questo decreto legge fulminante lampante che ce devo fa? Sai che ce devi fa? Te ce pulisce il culo, ha capito? Vettore! Ma che hai fatto? A me sono rotto l'altra gamba. E io te l'avevo detto che non di parolacce. Hai visto, hai rotto il voto e il padre d'Arno t'ha punito. Ah, padre te, ma per la volta non potevi a finta del sentire.